Allora, grazie mille, intanto ne ho approfittato per fare la connessione con l'hotspot se dovesse essere utile, perché vi ho preparato anche dei piccoli video che fanno vedere le applicazioni che abbiamo sviluppato, però se poi c'è tempo e interesse vediamo anche se possiamo vederlo direttamente. Intanto ringrazio il Presidente soprattutto per questo invito. E niente, io vi presenterò il progetto simile, però mi sono trovato molto in linea con l'introduzione precedente, perché in effetti io non è che mi occupo proprio di qualità dell'acqua. Diciamo che noi siamo stati il supporto a chi si occupa di qualità dell'acqua, oltre che la coordinatrice del progetto, per quanto riguarda tutti gli aspetti di inquadramento geografico, perché io insegno Geographic Information, sistemi informativi geografici. E quindi quando sento parlare di consumo del suolo, questa cosa mi suona molto bene, quando sento parlare di problemi di mobilità mi suona molto bene perché sono aspetti che noi vediamo da tanti punti di vista fornendo degli strumenti tecnologici che permettono poi di analizzare questi dati. Altra cosa, si è parlato di pressione antropica, rubo 2 minuti perché non ci sarà nella presentazione, ma nell'ambito di questo progetto, siccome c'è una parte specifica anche sulla citizen science, cioè sui dati contribuiti dagli utenti, che può essere sia attiva, io vi faccio vedere quella attiva, che passiva, abbiamo fatto un'indagine piuttosto accurata sui dati Facebook for Good, che vengono resi disponibili gratuitamente da Facebook, proprio per andare a studiare la pressione antropica sulle diverse parti dei laghi. Quindi c'è un articolo scientifico che abbiamo pubblicato su questo, se fosse di interesse sicuramente possiamo dare tutti i riferimenti. Non avevo pensato di parlarne, quindi non l'ho messo, però appunto abbiamo fatto anche questo. Bene, allora a questo punto vi presento un progetto simile, se riesco a cacciare via sta roba. Quindi, presentazione, dall'inizio, fa un po' Se riesco un pochettino capriccioso. meglio, le do il tempo, magari a un Sì, certo punto, così teniamo. grazie, perché poi. Come tutti i professori, quando attacco a parlare non la smetto più, quindi bisogna bloccarmi a un certo punto. Benissimo, quindi progetto simile, progetto come è stato già detto, Interreg, perché su questo ci posso fare poco. È tornato, adesso ho deciso che ci voleva un po' di tempo. Allora, è un progetto Interreg Italia-Svizzera che è partito nel 2019, è stato un progetto molto interessante perché c'erano sia partner diciamo, universitari e scientifici, ad esempio CNR, che partner invece legati alle amministrazioni, quindi c'era Regione Lombardia e c'era Canton Ticino dall'altra parte, Regione Lombardia poi si appoggiava su ARPA Lombardia per la gran parte delle attività. E quindi diciamo è un progetto molto completo per quanto riguardava tutte le figure che potevano essere coinvolte. Lo scopo di questo progetto era quello di migliorare la capacità di valutazione dello stato delle acque dei laghi, però nel contempo anche di trasferire competenze rispetto a nuove tecnologie che possono essere utilizzate per il monitoraggio. Quindi insegnare anche ai tecnici delle agenzie dei nuovi metodi, dei nuovi strumenti che sono messi a disposizione. In particolare per quanto riguarda questi strumenti, vabbè, il progetto coinvolgeva inizialmente 3 laghi, Maggiore Lugano e Lago di Como, dopodiché si è aggiunto nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno si è aggiunto anche l'analisi del Lago di Varese, però diciamo la serie lunga dei dati ce l'abbiamo su questi laghi, Maggiore Lugano e Lago di Como. E era un'analisi a tutto tondo del lago per quanto riguarda la sua qualità, perché c'erano le analisi tradizionali che vengono sempre fatte da ARPA Lombardia e dal Cantone. Contemporaneamente c'è stata l'installazione di boe, di alcune boe sui laghi, che potessero permettere un monitoraggio
in tempo reale e anche con una frequenza molto piccola, quindi con un intervallo temporale molto stretto, però erano solo poche boe sul lago. Dall'altra parte, come soluzione alternativa, c'è quella dell'utilizzo dei dati satellitari, che invece i dati satellitari non sono in tempo continuo, dipende dal passaggio del satellite, però dopo vi faccio vedere in quanto tempo passa il satellite, però sono distribuiti spazialmente. Quindi non abbiamo il valore puntuale preciso, ma abbiamo il valore con una certa risoluzione spaziale che dipende dal pixel con cui fotografa il satellite e con una certa risoluzione temporale che dipende dal passaggio del satellite. Oltre a questo, abbiamo complementato queste analisi con lo sviluppo di alcuni applicativi che potessero essere utili per i cittadini per poter contribuire al monitoraggio delle acque dei laghi. Io non vi parlo delle boe perché di quello poi vi parlerà Luzzi, perché lui è super esperto in questo, quindi non posso dire cose che non conosco. Invece vi racconto qualcosa sul telerilevamento satellitare che, diciamo, è diventata una procedura abbastanza standard per quanto riguarda il monitoraggio e che ci interessa poi in modo particolare perché utilizzando questi dati abbiamo modo anche di sfruttare un grosso finanziamento che è stato fatto dall'Europa, perché di fatto i dati satellitari che utilizziamo, tranne un satellite che è della NASA, se no tutti gli altri dati sono dell'Agenzia Spaziale Europea. Appartengono questi satelliti al sistema Copernicus, che è questo sistema satellitare che comprende dei satelliti che si chiamano le sentinelle che monitorano lo stato del nostro pianeta e per il quale state pagando anche voi. Quindi tutti voi avete pagato nel passato, tutti voi continuate a pagare per il mantenimento di questo sistema e quindi è importante che poi questi dati non rimangano nel cassetto di quattro scienziati, ma diventino patrimonio condiviso di tutti. In particolare ci sono varie tipologie di satellite, adesso io non entro nel dettaglio sulle singole tecnologie, però quello che viene utilizzato in questo caso sono i satelliti che sostanzialmente utilizzano la luce solare, quindi il sole, per poter fare foto e quindi è l'equivalente del fare fotografie, d'accordo? Magari diciamo, mentre le foto tipicamente noi le vediamo nello spettro visibile, immaginatevi invece un occhio e quindi una foto che riesce a vedere anche in uno spettro più allargato, quindi anche nella parte ad esempio dell'infrarosso, quindi un occhio che vede un pochettino di più di quanto vediamo noi. Bene, allora a partire da queste tecnologie esistenti, noi siamo andati a considerare questi quattro diversi satelliti che hanno caratteristiche tra di loro molto diverse. Ad esempio, vedete, Sentinel-1 passa tutti i giorni, però ha un pixel di 300 metri, quindi ottiene un valore mediato sui 300 metri. Sentinel-2 passa ogni 5 giorni, sono due satelliti e uno dei due passa ogni 5 giorni. E hanno una risoluzione di 10 metri, quindi abbiamo un dettaglio di 10 metri. Prisma è un satellite, Sentinel-1, Sentinel-3 e Sentinel-2 sono dell'Agenzia Spaziale Europea, mentre Prisma è un satellite italiano, dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ha un passaggio per adesso, diciamo, non così performante, perché passa sostanzialmente una volta al mese, esattamente nella stessa posizione, con la stessa geometria. Ha una risoluzione, un pixel di 30 metri, però è molto interessante perché ha un occhio che è in grado di ampliare moltissimo questo spettro. Quindi non vediamo soltanto lo spettro visibile, non vediamo soltanto una parte dell'infrarosso, ma vediamo in un grandissimo dettaglio uno spettro molto più ampio. Quindi consente di fare delle analisi più dettagliate rispetto a tanti fenomeni. Poi per quanto riguarda invece le temperature abbiamo considerato il satellite Landsat, che invece è un satellite della NASA e ha un passaggio ogni 16 giorni e una risoluzione di 30 metri. Bene, quello che abbiamo, quindi partendo da questi dati satellitari, scaricandoli, elaborandoli, poi non vi sto a raccontare tutto il processo, perché il processo è un po' complicato, però alla fine l'abbiamo, diciamo, racchiuso tutto in una procedura che adesso
standardizzata e quindi può essere utilizzato anche da persone che non sono dei super esperti per quanto riguarda la programmazione, il software, eccetera, eccetera. Quindi adesso diciamo, esiste una catena di comandi che possono essere utilizzati in modo ragionevolmente semplice anche da un tecnico che è esperto della qualità del lago, ma non è esperto di programmazione. Quello che abbiamo fatto è stato, oltre a mettere in piedi questa procedura, sviluppare il software, eccetera, eccetera, è stato di derivare queste mappe di clorofilla A, solidi totali sospesi, temperature superficiali delle acque, e a partire dal 2019 questo è il numero delle mappe che è stato creato. Queste mappe sono disponibili per chiunque, sono visualizzabili per chiunque, sono disponibili per chiunque, nel senso che noi abbiamo consegnato tutti i dati alla Regione Lombardia e Regione Lombardia ce li ha disponibili per quanto riguarda noi in formato assolutamente open. Ecco, dopodiché tutti questi dati sono stati resi disponibili anche su un sito web. Che potete andare poi a consultare e dove potete vedere l'evoluzione temporale di questi dati. Adesso c'è questo video, vi faccio vedere all'incirca come funziona, quindi voi entrate, dopodiché potete, questo è quello di cui ci occupiamo noi, sviluppare queste piattaforme anche. Potete selezionare i diversi parametri che vi interessano. Potete variare l'opacità dei diversi parametri in funzione di cosa volete vedere e poi c'è una barra temporale che vi permette di scorrere nel tempo e andare a vedere l'evoluzione nel tempo di questi parametri. Quindi qua vedete la barra temporale, ovviamente c'è una leggenda che vi permette di interpretare anche questi risultati. A parte questo, a partire da tutti questi dati abbiamo fatto delle prime analisi di queste serie storiche dei dati, non su 300-400 mappe, sono un po' di meno, vedete sono 389-390 mappe, e c'è una pubblicazione scientifica, anche questa, chiunque sia interessato mi dica, io la rendo, cioè è già open, comunque dico anche dov'è, mettiamola così. Bene, a parte questo, siccome i tempi sono molto stretti, l'altra parte che abbiamo sviluppato è la parte di citizen science, quindi il coinvolgimento dei cittadini, e in particolare abbiamo sviluppato una mobile app che permette a diversi livelli di inserire dati relativi al monitoraggio delle acque del lago per quanto riguarda la qualità. È una mobile app che è disponibile sugli store gratuitamente, quindi Google Play o Apple Store. E quindi potete scaricarvela se volete. E poi, oltre a questo, dopo che i dati sono stati raccolti, abbiamo reso disponibile invece una web app. La web app è quella che vediamo sullo schermo meglio, perché ci sono delle mappe, quindi è meglio vederla sullo schermo. Una web app che permette di vedere tutti i dati che sono stati raccolti con tutte le loro caratteristiche, quindi le osservazioni, le misure raccolte, ma anche le condizioni al contorno, quando sono state raccolte, quali erano le situazioni, le condizioni meteorologiche e così via. Quindi anche questo è uno strumento che è disponibile liberamente e chiunque può andare a visualizzare questi dati. Per quanto riguarda la mobile app, quello mi viene suddivisa nella raccolta di osservazioni, misure, eventi e glossario. Osservazioni sono quelle che, ah no, 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 posso sono andare tempo. avanti? Osservazioni sono quelle che vedete indicate qui, quindi alghe, schiume, macchie oleose, rifiuti, odori, scariche, fauna, cioè diciamo aiutiamo quello che deve inserire le informazioni, suggerendo quali informazioni potrebbe fornire e c'è anche una breve spiegazione poi nella parte in cui, nell'ultima parte dell'app, quella relativa al glossario, quindi se uno avesse dubbi può andare a vedere anche il glossario. E poi, in funzione delle diverse osservazioni, uno può limitarsi semplicemente a mettere qual è l'osservazione, oppure può decidere di entrare in un ulteriore dettaglio, aggiungendo ad esempio qual è l'estensione, quali sono. Qual è il colore, qual è
l'aspetto e così via. Quindi diciamo, il cittadino, detto in senso generico, può o semplicemente caricare l'immagine, oppure può aggiungere delle informazioni, che sono informazioni che possono essere via via sempre più dettagliate. Dopodiché tutti questi dati confluiscono in una base di dati e, come avete visto, una prima applicazione è quella di poterle rendere visualizzabili da chiunque in modo selettivo. Quindi voi